Bene, allora procediamo adesso con l'oggetto 99. Si tratta di una interrogazione del consigliere Leonelli rivolta all'assessore Pavarelli, poi riprendiamo l'ordine normale. Guardo il consigliere Smacchi che già mi interrogava. Situazione dello stabilimento di Petrignano di Assisi della Colussi Group. Informazioni circa gli intendimenti della Giunta regionale per la tutela degli attuali livelli occupazionali. Prego, consigliere Leonelli. Grazie Presidente, come lei ha testé preannunciato, l'interrogazione riguarda appunto Colussi SPA, in particolare rispetto allo stabilimento di Petrignano. L'azienda Colussi con sede a Petrignano è da sempre un'eccellenza regionale nel settore della produzione industriale e prodotti nel settore dolciario alimentare, è un marchio rinomato, è un marchio che era conosciuto in tutta Italia e che varca anche chiaramente i confini del nostro paese. Tale azienda è di dimensione occupazionale produttiva, è una delle principali aziende italiane del settore, tanto che acquisì negli anni 90 anche altri marchi come Misura, Agnesi, Flora, Sapori e Del Monte. Le fette biscottate, biscotti, riso, pasta, bevande vengono prodotti sia nello stabilimento di Petrignano che in altri stabilimenti, tra i quali in quello rinnovato di Fossano, provincia di Cuneo. Nello stabilimento di Petrignano lavorano attualmente 540 persone, di cui un centinaio nel settore amministrativo, e che ad oggi molte di loro sono impiegate attraverso contratti di solidarietà. Dato che da fonti giornalistiche si apprende che nei primi mesi di quest'anno la proprietà ha deciso di spostare la produzione di 70 tonnellate di fette biscottate dallo stabilimento Umbro a quello Cuneese, che i contratti di solidarietà sono attivabili solamente fino a gennaio del 2018, e che sia in attesa che l'azienda presenti un piano industriale di rilancio e diversificazione della produzione stabilmente in questione, si potrebbe verificare, appunto da quello che si apprende, l'ipotesi di 70 esuberi, che poi recentemente, sempre da fonti giornalistiche, si apprende che potrebbero essere qualcosa di meno. Visto che Colussi Group, insieme a Perugina e Nestlé, della quale ci siamo occupati, ci stiamo occupando, è una delle aziende più grandi e importanti dell'Umbria nel settore alimentare e dolciario, e che ulteriori eventuali ipotesi di licenziamento non sarebbero probabilmente sostenibili in termini di tenuta del tessuto economico e sociale della regione, in particolare del Perugino e dell'Assissano, si interroga la giunta regionale per sapere quali siano gli intendimenti della giunta regionale al fine di tutelare gli attuali livelli occupazionali nello stabilimento di Petrignano di Assisi della Colussi Group. Ora, considerato che questa interrogazione è appunto di qualche settimana fa, probabilmente spero ci siano anche degli aggiornamenti rispetto a quello che può essere stato fatto in queste settimane. Prego, Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Al gruppo Colussi produce con i propri marchi biscotti, fette biscottate, pasta, riso, panforte per i supermercati Eurospin. Distribuisce per l'Italia i marchi Liebig, Del Monte, Biorg e Efficans. La sede legale e Misura. La sede legale dell'azienda è a Milano, ma degli stabilimenti di produzione in Italia sono in diverse situazioni, tra cui Petrignano di Assisi. Il gruppo è composto, oltre che dalla Colussi SPA, dalla Food SPA, da Sapori Siena, da Albea 90 SRL e da un centro servizi Sogest SRL. Negli ultimi 5 anni la Colussi ha evidenziato delle criticità riconducibili a una riduzione della domanda nel mercato di riferimento dei beni prodotti, con le inevitabili ricadute in termini industriali e produttivi. Questa situazione ha penalizzato i fatturati e ha messo in crisi la tenuta occupazionale del gruppo. Per questo, per far fronte a questa situazione, l'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ha nel 2014 predisposto un piano industriale di rilancio ed attivato gli ammortizzatori sociali, prima la CIGO e poi dal 2015 i contratti di solidarietà che ancora oggi sono vigenti. Nel frattempo, nel 2016, come da accordi, l'azienda ha predisposto il primo piano di rilancio industriale, che in qualche modo invertiva la tendenza di valorizzare i prodotti private label a scapito dei prodotti a marchio proprio. Si è passati cioè alla valorizzazione e al rafforzamento del marchio Colussi e dei prodotti propri e di qualità, vedi la campagna No Oil Palma e l'utilizzo di materiale di alta qualità.
Il piano ha comportato investimenti per circa 40 milioni di euro, nonostante gli investimenti fatti sia in termini impiantistici che di marketing, la situazione complessiva del gruppo ha continuato a presentare criticità ancora nel mese di marzo 2017. L'azienda quindi ha annunciato che una parte delle produzioni di fette biscottate prodotte a Petrignano verrà trasferita ad un altro stabilimento del gruppo, con le inevitabili ricadute in termini di tenuta occupazionale nel sito umbro. Va ricordato che nel corso dell'anno le previsioni di utilizzo della solidarietà si attestano a 155.000 ore. A fronte di questa situazione l'azienda ha predisposto un nuovo piano industriale che ha presentato alle organizzazioni sindacali alcuni giorni fa. Si tratta di un piano di interventi triennale che prevede investimenti complessivi per circa 80 milioni di euro, nello specifico 50 sarebbero investiti per un intervento massiccio sul marketing e sul riposizionamento dei marchi Colussi e Misura. Gli altri 30 milioni sarebbero destinati al miglioramento e potenziamento impiantistico e di stoccaggio, nonché alla formazione e alla riconversione delle professionalità all'interno dell'organico di Petrignano. In questo contesto desta ovviamente preoccupazione la questione occupazionale, riconvertendo il dato ultimo di utilizzo della solidarietà a situazione produttiva invariata. Risulterebbe un esubero di 95 unità. Nel piano presentato dall'azienda gli esuberi previsti sono di 50-60 unità. L'obiettivo delle organizzazioni sindacali nel corso del confronto che è in atto è quello di ridurre al minimo gli esuberi dichiarati ed eventualmente poter utilizzare tutta la strumentazione disponibile, prepensionamenti ed uscite volontarie anticipate e incentivate, in grado di ridurre al minimo l'impatto sociale ed occupazionale conseguente alla riorganizzazione necessaria per rilanciare l'azienda. In questa fase quindi è attivo il confronto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, utile al raggiungimento di un accordo. Il prossimo incontro tra le parti è previsto il 25 luglio. In questo quadro la Regione, pur non avendo avuto richiesta di attivazione di tavoli, in quanto il confronto è un confronto diciamo produttivo e costante che va avanti, sta costantemente monitorando attraverso incontri separati con le parti la situazione, mettendoci a disposizione anche noi con tutta la strumentazione necessaria e disponibile per poter salvaguardare al massimo i livelli occupazionali. Si è ribadita e si ribadisce, avendo a riferimento la strategicità di una presenza nel territorio regionale come quello della Colussi, quindi la nostra disponibilità nel quadro e nel rispetto degli eventuali accordi tra le parti, perché diciamo, in questo confronto noi non possiamo prenderne parte, e mettere a disposizione ogni strumento, dicevo, utile a supportare il rilancio dell'azienda e a difendere i livelli occupazionali. Grazie Assessore, prego Consigliere Leonelli per la sua replica. Sì, grazie Assessore. La risposta è sicuramente esaustiva, ma purtroppo ci lascia dei campanelli d'allarme accesi, nel senso che nonostante tutto c'è oggi una trattativa aperta. Mi sembra congruo l'approccio della Regione, nel senso che è l'approccio chiaramente di chi monitora, segue ed è pronto anche a chiaramente dare il suo contributo nelle forme e nelle modalità previste. Dopodiché quello che ci racconta l'assessore è un qualcosa che chiaramente deve far sì di non permettere di sottovalutare il tema. I numeri sono numeri di cui si parla consistenti, che comunque in quel territorio avrebbero un impatto significativo. Quindi accanto all'auspicio che possiamo mettere in campo rispetto ad una soluzione satisfattiva della vertenza, ecco, credo che su questo la Regione debba continuare il suo impegno, sapendo che si parla di una realtà che per quello che produce e anche per come è stata promossa in questi anni, io fino a qualche tempo fa, adesso probabilmente qualche pubblicità me la sono persa, ma usciva proprio come Colussi Perugia il marchio che veniva promosso nei media e nei giornali, per cui
è un'azienda chiaramente legata al territorio rispetto alla produzione di un qualcosa che è storico e tradizionale, per cui credo che su questo vada messo tutto l'impegno possibile, ribadisco, nel rispetto di quello che è di nostra, di competenza della regione, della giunta regionale, tutto quanto. E quindi ecco, invito la giunta a proseguire in questa attività di monitoraggio e di interlocuzione, senza appunto sottovalutare in alcun modo un tema che speriamo si possa risolvere positivamente in queste settimane, ma che chiaramente deve vedere tutti noi per quella non solo che è la realtà produttiva e numerica, ma per quella che è anche la storia di questa realtà connessa al territorio, un impegno e una grande attenzione. Passiamo ora all'oggetto numero 101, è una interrogazione del consigliere Nevi rivolta all'assessore Chianella. Volontà da parte della giunta regionale di richiedere ai vertici di Bus Italia uno sconto degli abbonamenti ai pendolari della tratta ferroviaria Terni-Città di Castello in attesa dei lavori previsti sulla linea della ex FCU. Prego il consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma l'assessore Chianella sicuramente conosce bene la questione, so che ha ricevuto anche il comitato dei pendolari, però qui urge una soluzione, nel senso che purtroppo la situazione della nostra ferrovia regionale è una situazione molto compromessa. Aspettiamo con ansia l'avvio dei lavori a valere sui fondi, i famosi 50 milioni di euro che dovrebbero in teoria servire per migliorare la qualità del servizio ferroviario sulla tratta Terni-Città di Castello. Però nel frattempo noi chiediamo che ci sia una pressione forte, diciamo, e una sorta di tavolo con Bus Italia per fare in modo che chi ha fatto l'abbonamento, diciamo, alla FCU per usufruire di un certo tipo di servizio e questo tipo di servizio non può essere assicurato appunto per i problemi che ci sono stati, i ritardi, declassamento eccetera eccetera, è chiaro che queste persone non è che le spese le possono pagare gli abbonati, e quindi chiediamo che ci sia uno sconto e che sia in parte rimborsato l'abbonamento. Quando è stato fatto l'abbonamento, mi dicono i pendolari, c'era una situazione diversa, e quindi ecco, io penso che la Regione si debba far carico del disagio di queste persone che ogni giorno, tra gli autobus navetta, tra i ritardi accumulati che arrivano anche a 40 minuti, anche dalla città di Terni, ecco, non possono usufruire di un servizio all'altezza come era stato invece definito all'inizio quando è stato acquistato l'abbonamento stesso. Quindi auspichiamo che la Regione faccia di tutto per conseguire questo obiettivo. Grazie, prego Assessore. Grazie Presidente, grazie Consigliere Nevi. La questione sollevata dal Consigliere Nevi era già, diciamo così, all'ordine del giorno dell'assessorato che io rappresento, perché era stata sollevata non solo, non tanto da pendolari, ma da un'associazione dell'Alta Val Tiberina, per cui dal punto di vista del principio, diciamo così, è assolutamente condivisibile, nel senso che i pendolari hanno alcuni disagi ovviamente in questa fase, ma dal punto di vista tecnico non è di semplice soluzione, tra virgolette. Quindi noi stiamo valutando ormai da un po' di tempo questa questione, la porteremo all'attenzione della Giunta e verificheremo questa cosa. C'è da dire sul versante invece dei lavori, visto che il consigliere Nevi ha fatto riferimento, che quanto prima, rispetto all'accordo stipulato il 19 giugno con RFI, stiamo valutando con RFI per iniziare i lavori quanto prima e completarli appunto quanto prima, intanto nella tratta nord, quindi tra Umbertide e Città di Castello, e a breve daremo conto di questa interlocuzione.
L'altra questione importante per noi è che Umbria Mobilità ha bandito l'appalto per la galleria Baldeschi e che verranno assegnati i lavori prima della fine del mese per poter essere realizzati entro il mese di agosto. Questa era un'altra diciamo così, necessità, direi cosa non scontata. Da ultimo, come dicevo, noi stiamo valutando questa questione perché insomma, gli interventi sono importanti. Noi abbiamo sull'intera tratta FCU insomma, abbiamo dei pendolari, una certa quantità di pendolari che però utilizzano titoli diversi, ci sono abbonamenti settimanali, abbonamenti mensili e abbonamenti annuali ordinari scolastici e universitari. Stiamo verificando questa questione, la porterò per quanto mi riguarda all'attenzione della Giunta regionale e le eventuali evoluzioni le valuteremo e daremo conto di questa questione. Informo altresì che a seguito dell'entrata in vigore della legge 96 efficace del 2017 efficace dallo scorso 23 giugno la Regione ha invitato l'azienda a un incontro da tenersi entro la fine del mese per ritrattare il vigente contratto di servizio alla luce delle nuove disposizioni normative. E quindi verificheremo anche in questa fase se è praticabile dal punto di vista tecnico un'ipotesi di questo tipo. Grazie. Prego, consigliere, per la replica. Grazie, Presidente. Ma mi rallegro del fatto che l'assessore ha detto che quello che abbiamo sollevato non è una cosa, diciamo, sbagliata. Il problema però non è farsene carico ma risolverlo. Quindi io confido nei tempi che non siano biblici, come purtroppo spesso accade a questa giunta regionale, e che la questione sia definita in tempi rapidi, anche perché abbiamo bisogno appunto di dare una risposta a chi ha, diciamo, questi problemi e questi disagi in attesa che le cose si risolvano positivamente. Quindi per ora mi ritengo parzialmente soddisfatto, ma vigilerò però sui tempi di attuazione che spero, come ha detto l'assessore, siano i più brevi possibile.